Ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana in Ecuador. E quindi andiamo a vedere quali sono alcuni dei prodotti meravigliosi di questa terra. Vieni qua, guarda, guarda questo tavolo. Siamo andati a fare un po' di spesa, siamo andati a raccogliere un po' di frutta, siamo andati a comprare un po' di cose particolari che adesso vi faccio vedere. Allora, vieni qua. Prima di tutto ti faccio vedere, vai, fagli una bella carrellata prima di tutto, fagli vedere un po' così, ambaradam, wow. Che cosa abbiamo qui, ma che cosa abbiamo qua. Adesso poi entriamo nel dettaglio, li vediamo tutti quanti uno per uno. Questo qua è un frutto meraviglioso, spettacolare, particolarissimo. Queste non sono banane. Fai vedere qua, queste sono non platano. Sono banane, questo è platano, è molto più simile a una patata che a una banana, ok? Poi sono dopo, varietà. Sì, sono varietà, però vedete, questo è maturo e questo è verde. Questa è l'aloe. Sì. partiamo già con la presentazione. Queste qui sono l'aloe barbarensis, insomma, quella meravigliosa che serve per fare tutte queste storie curative, che serve se ti sei bruciato la pelle, te la spalmi addosso, ti fai il succo di frutta, delle cose strane. Questa, come si chiama questa? Guava. Questa è la guava. Ok, adesso faccio vedere la guava. Questa, com'è che si apre? Bisogna spaccare così. Sì. Facciamo subito la prova dell'assaggio, vediamo come sarà sta guava. Chi sì. di voi la conosce lo sa, stai fermo, non toccare. Le mani lunghe che c'hai. Sono capace, sono capace. Okay. Vieni qua vicino, non t'agitare troppo. Guarda qua. È un po' dura da aprire, però. Vedete? Questi sono praticamente i frutti della guava. Sembra algodon. Sì, sembra cotone. Praticamente questa polpa si mangia e poi dentro c'è un seme che è molto grosso, quindi quello che si mangia è poco. Però assaggiamolo, vediamo, sarà buono o non sarà buono. È dolce. Hai il seme. Fanno gli orecchini, no, questi si seminano, che si fanno altre piante di questa, che è buona, che è dolcissima, è proprio uno zuccherino. Pensate che è molto simile a questo, che è il cacao. Vedete, questa qui è una mazorca di cacao, che adesso comunque apriamo anche lei e vi faccio vedere. Però, vieni qua, torniamo di qua, facciamo vedere qualche altra cosa di particolare. Allora, questo qua è un frutto che è davvero molto particolare. Io non voglio entrare nel tema medico, però guanabana, ok? Scrivetelo su internet, vedete quali sono gli studi che hanno fatto su questo prodotto, perché è incredibile. Adesso vi faccio vedere anche come si presenta all'interno e lo assaggiamo. E dicono che veramente è pazzesco per le proprietà che ha. Questo è bello maturo già. Profumino. Sì, c'ha un profumo. Sì. Mamma mia, profumo è incredibile. Assaggiamo anche questo, un pezzettino piccolino, visto che oggi dobbiamo assaggiare un po' di tutto. Assaggio la frutta tropicale, via. Vedete che anche qui ci sono tanti semini all'interno, ok? È bianco. Sì, se tirano si toglie fuori la polpa. Sì, cioè non c'è problema. È dopo così. Si fa così. Dolce. È spettacolare. È perché è matura. Quella che si trova in Italia non ha questo sapore per niente, no. Proprio, ma tutta la frutta che trovi qua non ha lo stesso sapore che ha in Italia. Un po' come le nostre arance, no? In Italia, in Sicilia abbiamo le nostre arance, i nostri mandarini, i nostri pomperi, che hanno un sapore unico a livello mondiale, ma non soltanto, anche l'anguria, quella che abbiamo in Italia, è 100 volte più buona di quella che si trova qua, ma davvero molto più buona. Però questa frutta qua è sopra. Prima era più buona. Anche adesso. Comunque. I semini. Come l'anguria. Devi sputare questi che sono i semini. Sono più grossi. Piccolini. Allora, questa invece è una papaya, ma questa è quella che in Italia noi definiamo la mega papaya. Invece qua è la papaya, quella proprio piccola. Questa è una papaya, è questa la vera papaya. Guardate che roba. Io non ci esco pazzo per la papaya da mangiare, però questa è davvero qua
ce ne sono alcune che sono proprio di una dolcezza pazzesca. Si può fare comunque il succo di frutta. Sì, fare dei succhi di frutta misti senza zucchero, perché qua c'hanno tanto di quel fruttosio, tanto di quello zucchero naturale al loro interno, che veramente non hai bisogno di aggiungere zucchero, anche se qua qualcuno lo aggiunge, ed è un errore gravissimo, perché si riesce, basta fare ad esempio dei mix di frutta, e quello che viene a mancare da un frutto viene compensato dall'altro frutto, hai capito? Per quanto riguarda il discorso della dolcezza. E poi, insomma, sono veramente spettacolari. Questa invece, questa si chiama, che sembrerebbe un'altra papaya, questa è la Badea, giusto? Badea. Questa è la Badea. Proviamo, vediamo. Ma come sarà la Badea? Sarà buona o non sarà buona? Questa no? È più per fare i succhi. Questa è un po' di frutta. Sì. Però dentro c'è sembra quasi un melone, vedete com'è? Sì. Assaggiamola. Dentro ha dei semi che sono buoni, sono un po'. Assaggiamo un pezzettino. Acrodolci. Assaggiamo un pezzettino piccolino. Ah, vabbè, intanto sì, ok, questo è il Balaki, lo sapete, il mio coltello. Facciamo un assaggino piccolino piccolino, vediamo. Io non ci scoppazzo neanche per questa, però ti piacciono più i succhi? Nei succhi di frutta naturali sì. Poi come lo faccio io? No, beh, questa è però questa è andata di culo, No, è buona, è buona. No, è buona, è dolcissima. Vi ripeto, assomiglia un po' al melone, se si prende un po' indietro assomiglia molto al melone, e secondo me questa qua con il prosciutto crudo, stai lì, non perché me lo sono portato dall'Italia, ma perché ovviamente io qua c'ho i miei spacciatori di fiducia di prosciutto crudo. Spacciatori. Facciamo subito, vediamolo subito, no? Prendiamo un pezzettino di prosciutto crudo, ma poco, questo qua c'è l'importatore, che è un mio carissimo amico, che me ne ha dato un pochino. E allora mi sono fatto fare un po' di affettato. Mamma mia, ho distrutto tutto qua. Una buona ricetta. Vediamo. Facciamo un involtino di Badea e prosciutto crudo. Vediamo se ne vale. Mamma mia. È veramente, cioè, proprio. Perché uno i sapori, quando uno conosce la cucina, riesce a. È meraviglioso, dopo ce lo mangiamo con sì, calma. Ma devi assaggiare i semi. Stai calmo, non assaggi i semi. Sì, è agrodolce, così almeno. Devo assaggiare i semi. Sì, con quello si fa i succhi. Vabbè, mangiati così non mi dicono niente. Però. Però no, vabbè, poi dopo si dire. Ah, vero, ti rilasciano dei sapori un po' strani. E che arriva piano piano, fa così. Questa ce la mangiamo col prosciutto crudo che mi ha dato il mio amico spacciatore di fiducia. Questa è la pitaya fruit dragon, questa è quella grossa. L'altro giorno vi ho fatto vedere l'anno scorso vi ho fatto vedere quella gialla, che è praticamente piccolissima, vedete, internamente è uguale. E questa grossa così non ha un grandissimo sapore, perché è molto carica di acqua, ok? Quella gialla piccolina invece è pazzesca, c'ha un profumo, un sapore che è meraviglioso. Comunque a me piace lo stesso anche questa qua. Poi vediamo che altro frutto abbiamo qua. Questo, what is this? Mamei serrano. Questo è il mamei serrano. Questo non lo assaggiamo. Sì, aprilo. Lo apriamo? Va bene, ok. Allora aspetta un secondo che qua con il prosciutto crudo. Tu già vuoi mangiare il prosciutto, lo so. Sono italiano, che cosa vuoi da me? Cioè è normale. Mangiare che la frutta. Ma col prosciutto crudo, con l'anduia. Oddio. Ok, ne tagli un pezzettino così, vediamo. La devi aprire. Sì. Perché c'ha il seme all'interno. Semi. C'ha dei semi fatti tanti così. Vediamo se si riesce ad aprire. Ecco qua, vedete come sono? Adesso l'assaggiamo, Tutta roba strana questa. Tutti i sapori che uno. Sembra il sapote. Il sapote assomiglia un po' al sapore del caco. Invece, sì. Questo no. Questo c'ha un altro sapore. L'hai tagliato male, però. Tagliato male. Non importa. È che sto cercando di toglierlo bene. Il problema è che viene via così, vedi? E me lo dovrei mettere tutto in bocca. Ah, un boccone ci vuole.
sa già un pezzettino. Sì. Senti il sapore. Profumo. Che ricco. Questo qua lo lasciamo da parte. È buono. Io non ci esco pazzo, però non è male. Andiamo qua un attimino. Fai vedere. Poi non c'è scopazzo, però mi frutta preferita, la tua frutta preferita, pensa un po' te. Queste qua invece, allora questo qua è il pomodoro di albero, ok, tomate di albero, qua si chiama tomate de arbol, come pronuncia? De arbol. Tomate de arbol. Io l'ho utilizzato anche per fare della pasta con dei crostacei, sì, con la ragosa eccetera eccetera, solo la polpa, poi ho fatto anche il video, lo trovate sul mio canale. Incredibile, rilascia proprio un'armonia di sapore meraviglioso. Ah, qualcuno mi aveva chiesto con che cosa si mangia questa. Questo è un frutto, si mangia così, cioè non ha, è come mangiare una frutta, eccetera, eccetera. Queste invece sono delle, com'è che si chiamano queste? Maracujà. Queste sono maracujà, sono frutta diverse. Della passione. Frutta della passione. Poi c'è anche un'altra che però adesso qui non abbiamo, sì, perché ce la siamo fatta fuori, che è il, però in Italia mi hanno detto che stanno venendo su anche. Ah, quelle un po' granadiglia, sì, vabbè. Comunque, a fianco qua, vieni sempre qua sotto. Ho sempre in frigo perché la frutta va male. Sotto. Sì, qua per forza di cose. Questi sono dei lime, questi sono i veri lime. Ok, anche quelli che ci sono in Italia sono i veri lime, con l'unica differenza che questi qua hanno un altro sapore. Cioè, non c'è niente da fare, questi hanno un profumo diverso, sono molto più forti. Quando si fanno i cocktail con questi qua, è spaziale. Addirittura questi qua si possono usare anche per qualche ricetta, però sono un po' eccessivamente citrici, ok? Quindi se ne mette di meno. Per ottenere lo stesso gusto del limone, praticamente bisognerebbe dividere il 50% del succo con il 50% di acqua, quindi tanto così di succo, di lime, tanto così, diciamo, di acqua. Diciamo per le ricette italiane, ci vuole, perché io sto parlando della ceviche, ricetta italiana. No, per il ceviche invece, che è una ricetta tipica di qua, se ne mette poco e puff, cioè ti riempie tutto quanto di sapore, di gusto. Poi questi invece sono dei manghi, mango, tutti diversi, sono grandi, un po' rosso, giallo, verde, blu, con litardi avrai di più, eccetera eccetera, sono tutti diversi. Questi qua sono quelli che, questi sono quelli che si chiamano da ciupare, cioè praticamente si taglia la punta e poi si mettono così. Se la ciuccia. Sì, chissà perché penso sempre a cose brutte quando... Sì, ma questo è quello d'esportazione, questo è Miguelio. Sì. Grazie per la info. Questa è, ti piace tanto? È quello che io adoro proprio. Completamente no, questo è buono. Cioè, io non ci posso fare niente. Come a nocciole, no, beh, pinoli, ha un po' il sapore dei pinoli. Sì. Ecco, perché quelli veramente cresciuti, che sono maturati, che sono caduti dall'albero, hanno il sapore dei pinoli, l'avocado, ed è buono in quel caso. Diciamo che io al posto del burro, dato che hanno un'altissima percentuale di grasso, super buono, di quello, sì, che fa super bene. Infatti bisognerebbe mangiarlo. Io lo utilizzo al posto del burro, per esempio, per mantecare dei risotti. Se fai un risotto ai frutti di mare, devi mantecare, al posto di utilizzare il burro, puoi utilizzare questo, sbrem. Cioè, tu non hai idea. Anche a me piace, ok? Anche a me piace. E viene benissimo, viene benissimo. Sono già convinto che tu mi starei facendo una domanda, una question. Ma questi qui, che cosa sono dopo che ci hai parlato? È tagliata, perché è lunga. Ce l'ho qui la brioche, guarda qua! No, non sono quelli per suonare. Questi qua sono, guardatele bene, falle vedere bene. Queste sono le canne da zucchero. Queste sono quelle dalle quali si ricava lo zucchero di canna, ma non soltanto, si ricava anche il cagnon, si ricava il rum, si ricava, cioè tantissimi prodotti da questa ambaradam qua. Come si fa si fa anche un succo semplicemente. Quindi si elimina la parte della buccia esterna fino a quando non abbiamo contatto solo con questa, guarda qua, che è la polpa interna. È carichissimo di acqua all'interno, Sì, vedi, questo qua, poi è carichissimo, dicevo, di acqua all'interno. Ti faccio vedere. Che sono questi qua? Eliminata. Centrifuga. Abbassa un po', fai vedere. Eliminata la parte esterna, che è fibrosa, che è canna, si arriva a questa polpa, che è questa qua. E questa qua si può schiacciare. Quindi sotto pressione esce fuori questo succo
che è il succo di canna, che è meraviglioso. O se no, si può fare quel trattamento per arrivare ad ottenere lo zucchero, la panella, eccetera, eccetera. Ma è buonissimo da mangiare anche così. Buono. Ti tira su subito. Delizioso, spettacolo. Poi ti rimane questo qua e devi buttarlo perché sono pure fibre. Per lavare i denti. Sì. Prima lavavano i denti. Tu pensa che questo qua veniva anche utilizzato, sì, per lavarsi i denti. Sì. Mi lavi i denti con lo zucchero. In realtà con questo ti lavi i denti, perché proprio c'ha queste fibre che vanno e che puliscono bene. E poi uno, è uno zucchero totalmente naturale, quindi non crea problemi di nessun tipo. Va bene. Insomma, qua vi ho fatto vedere un po' di roba. Cos'altro vi faccio vedere? Ci sono molte di più. Questi sono i pompelmi, ma ce li abbiamo anche in Italia. Sì. Però perché ho pompelmi e arance? Allora, soprattutto le arance. Le arance sono qua. Che ce le ho di là. Che, te le passo? Sì, passamene una. Vabbè, ma sono le navi. Che cosa devi fare? Sono quelle che abbiamo in Italia. Sì. Queste qua vengono dal Cile. Basta che me ne fai vedere una. Ce la fai? Sì. Eccola qua. Dammi. Che cosa? Perché? Che profumo. Sono buone. Sì. No, non le, qua non vengono così le arance, no. Qua hanno una buccia molto più dura, proprio per, sì, il clima, le piante sono più selvatiche. Queste invece vengono dal Cile, sono simili a, o dall'Argentina, e sono simili a quelle nostre, proprio per un discorso di clima uguale. E con queste andrò a preparare i canditi. Perché mi preparo i canditi? Per fare che cosa? Per preparare poi la colomba o... anche proprio per fare la ricetta di come si fanno i canditi, che è una ricetta interessante. Poi mi sono comprato la picagna, quindi la punta della picagna, che l'andrò a fare qua nel barbecue, perché qua, come sapete, vieni qua, ti faccio vedere. Andiamo fuori, vieni. Vamos, vamos. Vieni qua. Allora, qua c'è Black Jack, il mio, sì, perrito. Allora, di qua, vieni, ti accompagno, vieni con me. Faccio vedere. Aspetta. Ma io di qua. Guarda che, sì, sono, lo qua, so. Sono di là. Ah! Mi metto le sa. Sono di qua, non sono di là. Molte tutti. Qui già abbiamo un piccolo barbecue. Niente di particolare, però. Insomma. Qua ci riusciamo a fare. È qua il barbecue. Okay. Puoi venire qua, per favore? Sì, cioè, cioè linkao. Qua facciamo la picagna fatta bene, sì, perché abbiamo già fatto festa, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi. Allora, guardate un po' che meraviglioso mare. Oggi è una giornata un po' così così, dicono che piove. È inverno. In realtà qua piove tutte le notti. Sì. Cioè, di notte piove, sì, di giorno no. Di giorno c'è il sole che ti spacca. E poi ricordatevi sempre bla bla bla. Lo chiedo mucho. Alla prossima.